Buongiorno, come quinto aspetto del DNA di Dio abbiamo la parola benevolenza o gentilezza. È la parola krestotes in greco che sta a indicare gentilezza, benevolenza. Insomma, un aspetto molto positivo, molto gentile da parte di Dio. Io lo voglio limitare al concetto di gentilezza e poi vedremo la bontà. Gentilezza, io credo, Dio è gentile. Come faccio a saperlo? Guardiamo Gesù. Guardiamolo con la donna colta in flagrante adulterio. Guardiamola quando questa donna viene portata davanti a lui, chiaramente colpevole, accusata da tutti. È vero, Gesù dice, chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Se ne vanno, lui si trova solo con lei. E la chiama donna, ossia signora, usando un rispetto, una gentilezza straordinaria. Signore, dove sono quelli che ti hanno condannato? C'è più nessuno? E neanche io ti condanno. Vai e non fare più quello che hai fatto. Capite che Gesù avrebbe potuto avere un altro atteggiamento. Ah, sei pentita adesso che sei stata accolta in flagranza? Allora adesso vai, io ti lascio andare, ma guai a te se tu vieni ancora in questa situazione. Avrei potuto spaventarla, ma era gentile. Come con la donna samaritana, come sempre. Gentile, educato, comprensibile o comprendeva i sentimenti altrui. Dio è così, gentile e benevolente o benevolo. Il credente ha questo DNA in lui. Come possiamo giustificare credenti uomini che picchiano, sgridano le loro mogli per qualunque motivo? Come possiamo giustificare padri e madri credenti che urlano parolacce ai loro figli? Come possiamo comprendere cristiani che inveiscono contro politici vari? Ma dov'è la benevolenza? Dov'è la gentilezza? Dov'è il rispetto che Dio ha per noi e per la sua creatura?
Io credo anche che la Chiesa deve essere educata. Io non tollero le offese, gli insulti, la maleducazione che traspare da certi siti e certi personaggi cosiddetti cristiani. Non mi assomiglio, non gli assomiglio al padre. Non vedo questa gentilezza. Gesù non è così con me. Anche se a volte è severo, ma è sempre severo nella gentilezza. Non mi dice tu sei un cretino, tu sei uno stupido, tu sei uno sciocco, tu non capisci niente. Mi dice io ti amo, ma vorrei che tu fossi più questo, più così, più cos'ha, e se non ti ravvedi ti farò io diventare più così, cos'ha, questo sì, ma sempre con gentilezza. Sempre in maniera tale che io voglio tornare da lui, sempre in maniera tale che io lo amo ancora di più, e così dobbiamo essere noi, nella nostra gentilezza, con i figli, con la moglie, con il marito, con la chiesa, con tutti quelli che abbiamo intorno, gentili, finché loro possono venire da noi quando vogliono per ottenere consiglio e ottenere una preghiera. Dio vi benedica.